risponde, basi, grazie. E la condizione della riforma del Rio, mancano i microfoni alle province. Mancano i microfoni alle province, perché tanto dovrebbero essere in smantellamento. Dunque, a questo punto, a parte saluto il sindaco Marco De Salvini, che io non ho riconosciuto, non lo conosco personalmente, e penso che il presidente D'Alfonso potrebbe dirci che cosa anche concretamente insomma la regione sta facendo, poi se ci vuole dare qualche notizia siamo anche contenti, e insomma per appunto non solo il Mezzogiorno e l'Europa ma anche proprio l'Abruzzo. Grazie. Mi prendo qualche minuto sapendo che la sposa è Gianni Pittella con il suo sforzo editoriale. No, la sposa vale di più dello sposo. Grazie intanto perché avete scelto di fare questa bella occasione di riflessione in Abruzzo a Pescara su un tema atteso di cui abbiamo bisogno e che deve impegnare tutti quanti. Quando si presenta un libro, secondo me c'è bisogno di fare due letture. Una, il valore del libro, il taglio che ha seguito, l'aggiuntività che produce, e due, diciamo, la contemporaneità tematica, quanto serviva questo libro rispetto alle emergenze della fase congiunturale economica, della vita istituzionale e politica. Io ho apprezzato molto il libro per la capacità quasi educativa che ha. È un libro che riesce a migliorare chi lo legge, non è un libro che lascia indifferenti, regala una capacità di autoformazione e anche di autorientamento. Mi convince molto l'impostazione, questa apertura complessiva che si fa nel fare in modo che il Mezzogiorno si specializzi, diventando un'area specializzata, funzionale, strategica anche per attrarre a sé le opportunità del Nord Africa. Il Mezzogiorno che si concepisce come una capacità di infrastrutturazione del Mediterraneo, ed è questa la specializzazione che si tratteggia nel libro con un atteggiamento scientifico, documentalmente resistente. Secondo, mi convince anche il radicamento storico, storiografico che fa chi ha lavorato a più mani per questo libro, perché è un lavoro serio fatto a più mani con apporti, io dico, scientificamente robusti, che hanno chiamato in causa più competenze. Quando per esempio si arriva a ripescare anche l'intuizione di Sturzo del 1923, che fu il primo a concepire non un mezzogiorno isolato, filiforme, ma un mezzogiorno capace di liberarsi con la forza di liberazione delle classi dirigenti, concependosi più grande di sé e guardandosi nel Mediterraneo. Mi convince anche la lettura che fa Pittella con i suoi, e dove per i suoi dico quelli che hanno vissuto la fatica di questo sforzo editoriale, uno sforzo editoriale veloce, tempestivo, ma che è stato esigente dal punto di vista della complessiva rilettura, quando mette insieme il rapporto Germania, paesi dell'est dopo la caduta del muro, Italia con questa formidabile posizione che ha rispetto al Mediterraneo del Nord Africa. Noi abbiamo l'opportunità che ha avuto appena dopo la caduta del muro la Germania, quando concepì se stessa con questa straordinaria grandezza da raccogliere. Che c'è bisogno di fare, visto che l'opportunità c'è? Di prepararsi ad avere una visione, di mettere da parte la lamentazione, il lettino psicanalitico, e di vedersi in ruolo attivo, protagonista, realizzatore, avendo un recupero di simpatia per la cultura delle priorità, perché quello che è mancato per un certo numero lungo di anni è la cultura delle priorità, che secondo me è il nutrimento della cultura della programmazione, che poi è l'alimento della capacità di decisione di fare investimenti che producono risultati e cambiano lo stato delle cose. Si fa una lettura anche del perché in Germania l'intervento straordinario ha prodotto le pari opportunità e qui invece non è successo, salvo il primo periodo quando non fu improvvisato lo sforzo straordinario in un'Italia data a condizioni date e stabilite. Mi convince molto l'ultima parte, e qui lascio poi
il mio contributo alla lettura del libro per dimostrare che l'ho letto. Qui c'era una tradizione di amministratori regionali che partecipavano al presentatore dei libri senza leggere. L'ultima parte, le 11 proposte. Intanto dico, non sono proposte pensate da KPMG, che è uno dei limiti strozzanti il centro-sud dell'Italia e non solo. Cioè non è un prodotto comperato ad IKEA, è un prodotto metodologico che consente quella capacità di accoglienza che una proposta a questo stadio di descrittività deve avere. Cioè agganciatevi, arricchite, mettetevici dentro e vedete se anche voi per i vostri territori potete calare questo livello di impianto progettuale. Io condivido le 11 schede, di alcune ne conosco di più la potenza e la capacità anche di soluzione. Per esempio, è straordinario, non mi ricordo adesso quale dei cognomi applicati ha curato quella lettura delle città e quella fotografia che si fa circa le città, chiamando le città di adesso foreste urbane, dove si supera la categoria del confine, del limite, e la città diventa tutto ciò che c'era dentro e tutto ciò che ci sta fuori, si supera. Bassetti la chiamava la città infinita, però nella lettura di Bassetti è una lettura, diciamo, positiva, perché ha in mente Milano. Invece nel mezzogiorno le città non finite che superano i confini sono delle vere e proprie foreste dove si disperde il rapporto tra la zona rurale, che è il contrario della città, e la città. Noi dobbiamo avere istituzioni all'altezza, programmi all'altezza, pianificazione all'altezza, regole all'altezza. Questa benedizione che si legge nel libro, che io condivido, delle zone economiche speciali, che è una delle chiavi di volta, vedete, e qui adesso ci metto del mio. Io ho studiato in una università formidabile che è stato il quadriennio della Facoltà di Scienze Politiche di Teramo, quando a Teramo hanno insegnato da Miglio a Ornaghi, al Buttiglione docente non politico, a Sant'Aniello, al professor Mancini che ha difeso Faranda e Morucci e a tanti altri che hanno, a Sergio Turone. E ci hanno spiegato, per esempio, che le risorse per lo sviluppo sono quelle finanziarie a consistenza limitata e poi ci sono quelle illimitate, che sono le risorse amministrative e normative. Qui si fa una scommessa sulla risorsa amministrativa e normativa, che è il riconoscimento di zona economica speciale, che è lo strumento che per esempio in Francia ha generato una rivoluzione sul piano della facilità della trasmissione degli investimenti, per non dire quello che è successo in Scozia in un certo periodo, quello che è successo in Baviera, quello che è successo nel Texas. Fare in modo cioè che la Dompé, che vuole investire e ha i soldi per investire, poi non si trovi l'autorità di bacino per la vicinanza del fiume che impiega 28 mesi per dire di sì. E siccome trova un prepotente come me, glielo faccio dire in 28 minuti di sì. Ma se non trova uno che magari non ha dimestichezza amministrativa, impiega 28 mesi, e 28 mesi sono 28 secoli nell'attuale contemporaneità. Allora la zona economica speciale consente come strumento di dotazione l'accelerazione fino all'azzeramento della procedura. Fino all'azzeramento della procedura, la riforma Madia, io la voglio dire agli amministratori presenti, è una rivoluzione nella parte in cui riconosce che ci sono investimenti pubblici e privati di interesse nazionale e, qualificati gli interessi nazionali, si azzerano le procedure. Certo, è la bomba atomica, bisogna saperla usare e bisogna usarla nella verità dell'interesse. Se per esempio la Texas vuole fare, la Texas Instruments, che adesso si chiama in altro modo nelle evoluzioni che ha conosciuto, vuole fare un investimento con 3.000 occasioni di lavoro, non può conoscere un meccanismo amministrativo di tipo tradizionale. Qui ci abbiamo la Fater, che adesso investirà, o la Sevel, la Fiat Sevel in Val di Sangro. Su tutto questo fronte noi dobbiamo dotarci di un paniere di strumenti che sia corrispondente al bisogno di velocità nel fare accadere nuova economia. E questo c'è scritto nel libro. Io te lo riconosco, Gianni, perché davvero tu hai portato a te, attraverso queste pagine, quindi anche a noi, il meglio delle tradizioni amministrative europee a Bruxelles, nella città di Bruxelles. Chi vuole investire, sapete quanto tempo impiega per avere il sì? Zero.
fa cadere il fatto e ha 180 giorni per adempiere cartaceamente. È una rivoluzione rispetto alle liturgie, ai riti satanici che si fanno qui. Secondo dato che mi convince molto e che voglio proporre qui è l'accettazione, la sottolineatura del ruolo portante nella nuova economia della trasportistica. Una trasportistica intelligente, la grande cura del ferro delle città. Le città del sud sono malate perché non ci arriva il ferro. Il ferro è il mezzo di trasporto che ti consente di rispettare i tempi, la qualità della vita, non uccide le città dal punto di vista dell'inquinamento. Noi sul piano del ferro siamo stati proprio premoderni. L'ultima cosa di livello che è stata concepita dal grande Moretti, e non solo da Moretti, ma dal grande Moretti, è l'accelerazione dei tempi di spostamento con l'alta velocità al servizio di Napoli, e quindi Napoli-Bari. Il 28 di ottobre è successo un miracolo al Parlamento europeo, che noi dobbiamo valorizzare, e mi dispiace non averla letta, Gianni, devi fare un capitolo aggiuntivo perché tu ci hai lavorato. Il 28 di ottobre il Parlamento europeo ha approvato unanime la previsione nella programmazione europeista della trasportistica, e il primo contatto me l'hai favorito tu, andando a colloquio con te presente con Violeta Bulci, fare in modo che anche la dorsale adriatica avesse l'alta capacità ferroviaria e poi l'alta velocità, riempiendo un buco di un trapezio che non aveva ragione di essere, soltanto la pigrizia poteva giustificare quel buco. Perché siamo riusciti ad averlo? Perché non abbiamo candidato lo stivale italiano nel quadro dello stivale italiano, perché se fosse stato solo lo stivale italiano c'è la dorsale tirrenica. La dorsale adriatica ha potuto trovare cittadinanza perché l'altra parte si è concepita come un'armatura dell'Adriatico, dell'Adriatico ionico, cioè c'è stata una macro regionalizzazione, che è l'altra riflessione che fai tu, di ingrandire il quadro di lettura, di concepirsi più grandi, di aggregare le prossimità per fare in modo che la programmazione tenga conto anche di ciò che può avere bisogno da vicino delle infrastrutture che servono. Mi convince molto, e io lo rilancio e poi faccio una proposta e dico una cosa sull'Abruzzo che noi stiamo portando avanti con risultati: l'approvvigionamento energetico. Io ho parlato con l'amministratore delegato di Fiat Sever, che tra l'altro è uno che vuole bene l'Abruzzo, è un abruzzese, fa pochi convegni, perché poi sta storia che gli imprenditori vogliono quasi supplire al tempo della politica facendo i convegni della politica. Io voglio che gli imprenditori invece si facciano carico di innovare, di organizzare competitività internazionale, facciano fatturato, contratti, assunzioni, paghino le tasse e coltivino l'innovazione. Luigi Galante, l'amministratore delegato della Fiat Sever, mi dice: io non voglio soldi, voglio l'autosufficienza energetica nella continuità della qualità dell'erogazione energetica, a partire da Enel, Eterna che investe lì, fa una cosa che serve alla produttività di quell'azienda. Secondo, voglio l'infrastruttura della gomma, la Fondo Vallesandro, finanziata dal governo Renzi, con lo Sblocca Italia, 120 milioni di euro. E adesso di qui a qualche mese, calcoliamo giugno, va in gara perché si è presentata una frana non di poco conto. E le sovrintendenze volevano trattare questa infrastruttura come se fosse la lampada votiva di un cimitero, con l'indifferenza, l'estraneità e il disinteresse che si riserva a ciò che non vale. L'altro grande tema che pone Sevel al governo regionale e nazionale: datemi la copertura della banda ultralarga. Su questi tre fronti tu lo dici, lo gridi, perché sembra quasi ascoltare un grido, e per esempio con i programmi e le risorse del governo Renzi noi abbiamo determinato la totale copertura di ciò che le imprese che vogliono fare ricchezza chiedevano. 69 milioni di euro datici per l'ulteriore copertura totale a questo punto della banda larga e ultralarga nelle città, anche a scarsa consistenza demografica, con la certezza di un soggetto gestore che ci dà il servizio. La copertura della erogazione dell'energia elettrica di qualità, anche quella a servizio industriale. Finanziamenti per fare in modo che le imprese producano da sé in autonomia l'energia di cui hanno bisogno. Terzo, la grande questione pure che stiamo portando avanti, una semplificazione amministrativa che sia davvero su bisogno della straordinarietà della vita amministrativa delle imprese.
Quali sono i numeri dell'Abruzzo in questo momento? Con il Job Act noi abbiamo avuto 7.600 contratti a tempo indeterminato. In questo momento i numeri dell'Abruzzo sono i seguenti: 476.000 persone percependi reddito da lavoro, 27 miliardi di euro come PIL regionale, l'insieme dei beni e servizi prodotti dalla nostra economia. Abbiamo un numero di imprese pari a 127.000 imprese attive e abbiamo la natalità imprenditoriale che ci dà segno positivo rispetto al delta di differenziale tra quelle che muoiono e quelle che nascono. 1.200 tra brevetti e invenzioni industriali. Abbiamo una raccolta bancaria di 25 miliardi di euro e una collocazione bancaria di 24 miliardi di euro. Abbiamo 60.000 studenti universitari e un numero interessante di dottori di ricerca adottati in esercizio presso le università e collocati anche nel sistema produttivo. Che cos'è che ci serve? Ci mancano all'appello in questo momento 50.000 occasioni di lavoro. E io ritengo che un patto tipo quello che stiamo scuotendo in Abruzzo, con tutte le imprese che hanno voglia di investire, per fare in modo che generino occasioni di nuovo lavoro, a mio avviso qui troverà origine. Abbiamo firmato 19 contratti di sviluppo, mettendo insieme denaro e risorse amministrative, e azzeramenti, flessibilità amministrative, quasi un'amministrazione sartoriale che si adatta alle esigenze delle imprese. Dove stiamo ancora insistendo? Fare sì che qui si riconosca questa regione come la regione dell'industria sostenibile. Con il master plan 1 miliardo di euro lo destiniamo per un terzo alla vita delle imprese, quindi comprendendo anche le infrastrutture produttive per la vita delle imprese, per un terzo al ciclo idrico, perché questa regione, per essere la regione dell'impresa sostenibile, deve essere pulita, bella, esattamente come Dio ce l'ha data. E noi abbiamo avuto qui il più grande numero di scarichi abusivi lungo i fiumi, che hanno prodotto una caduta verticale della capacità di fare economia dei nostri mari, perché i fiumi malati scaricavano malattie al mare. Un terzo dei soldi per il ciclo idrico e un altro terzo per quella che possiamo chiamare, diciamo, l'innovazione di sistema, la digitalizzazione. Io sono molto soddisfatto di questo, sapendo che dentro questa, diciamo, impostazione anche le grandi agenzie nazionali di investimento, RFI, l'ultimo miglio dei nostri porti dal punto di vista della cura del ferro ci è stata garantita da soldi nazionali di RFI, a Vasto per esempio. Portiamo la ferrovia all'aeroporto di Pescara, però qui c'è un tema, caro Gianni, e qui voglio parlare alla tua capacità di essere antagonista nei confronti dell'Europa che tu hai trovato, e mi avvio alla conclusione. Qui si delinea un'Europa trovata che non è più adatta con un'Europa che ci serve. E quando parlo di Europa non parlo di quella formidabile opportunità culturale che mette assieme le esperienze, non parlo dell'Europa di Erasmus, che è quella che ci piace di più, parlo, diciamo, del parallelepipedo della pubblica amministrazione, di quella che ha nell'ordinamento la sua dicitura, quella che presiede Juncker. Noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che non ci sia questo odio dell'Europa istituzione nei confronti di centrali di sviluppo, tipo gli aeroporti minori. Ti do due dati che ti servono nella battaglia che tu dovrai ingaggiare per il ruolo straordinario che hai come uomo del Mezzogiorno. In questo momento in Europa ci sono qualcosa come 3.000 voli al giorno che partono all'indirizzo dello spazio comune del cielo dell'Europa, per soddisfare la domanda degli europei di spostamento. Di qui al 2030 noi avremo 14 milioni e 400 mila voli l'anno. Se noi chiudiamo gli aeroporti minori, noi perderemo 2 milioni di voli l'anno, 2 milioni di voli l'anno in meno in ragione della morte degli aeroporti minori, e poi vediamo quali sono. Significa esattamente nel PIL complessivo dell'Europa qualcosa come 180 miliardi di meno. 180 miliardi di euro che sono una economia di un intero paese. Noi dobbiamo fare in modo che gli aeroporti minori vivano, per fare in modo che tutta la domanda di mobilità venga sostenuta. Perché c'è questa pigrizia nell'assetto normativo riguardante gli aeroporti che non superano i 700.000 passeggeri? Che non danno fastidio ai grandi aeroporti destinati ad essere superati dalla domanda e dall'incontro domande e offerte, perché c'è un atteggiamento, diciamo, di non ingresso nel merito.
c'è il gigantismo di una istituzione che rischia di rifiutare di entrare nel merito. Io sto facendo una battaglia con la sostenibilità dei voli low cost, che non sono i voli che paga il pubblico poiché il privato furbo non li vuole pagare, è l'accesso democratico al cielo. La gente che parte dalle nostre terre, che va dovunque in Europa, ci va grazie ai voli low cost. E il volo low cost alla mia regione costa 5 milioni di euro l'anno. L'impatto di questa vicenda nella mia regione sono diverse centinaia di milioni di euro se io perdo questa opportunità. E se scendo di livello come numero di passeggeri, corro il rischio di dover pagare tutti i servizi che lo Stato oggi mi dà gratuitamente, che sarebbero 20 milioni di euro l'anno. La vigilanza, la salvaguardia, la presenza dei servizi di sicurezza. Io devo difendere quel livello di altezza e non chiedo soldi, chiedo l'agibilità amministrativa. Nella comunicazione della Commissione del 2014 riferita agli aiuti ai voli low cost si dispone all'articolo 17 lettera D che, verificando la prima fase di avvio, e qui siamo quasi a 2 anni da quella comunicazione, la Commissione si impegna a rivedere la norma per consentire la vita agli aeroporti minori. Ecco, io vedo su questo una discrasia, una specie di non corrispondenza tra quello che la produzione normativa dà luogo come vita e quello che serve per la realtà economica. Io ho voluto cogliere questa occasione per dirti una questione seria. L'altro giorno al Comitato delle Regioni, alla Commissione Coter, mi sono sentito con diversi presidenti, anche di regioni di altri paesi, i quali hanno esattamente lo stesso problema che ha in questo momento Pescara, la Sardegna, Bolzano, Ancona. Ma regioni che nella totalità mettono in campo qualcosa come il 35% degli aeroporti d'Europa, su 840 che sono gli aeroporti europei, il 35% non supera le 700.000 unità di passeggeri. Allora chiedo a te, e concludo, io sono convinto che siamo in una stagione in cui la consapevolezza di un'Europa più fattiva, più realizzativa, che si mette in discussione e trova le risposte all'altezza, è a portata di mano. Però dobbiamo avere anche l'algebra di ciò che va fatto prima, subito, e ciò che va fatto dopo. Tu con questo libro ci scuoti per fare in modo che si recuperi nel mezzogiorno una qualità della classe dirigente sapendo cosa va fatto. Io ti dico che nel mezzogiorno d'Italia, se perdiamo la connettività aerea, noi torniamo territori della premodernità. In questa regione è nato un grande realizzatore del Paese Unito, del Risorgimento, Silvio Spaventa, il quale è stato quasi sottoposto alla macerazione collettiva per avere fatto una scelta a favore della ferroviarizzazione di questa regione, del Mezzogiorno e dell'Italia. Lui scelse la strada delle ferrovie statali, pur essendo uomo di destra, pur essendo stato minacciato che avrebbe perso il posto di ministro dei lavori pubblici. Beh, io ti dico che quello che allora era la cura del ferro, allora per quei tempi, oggi lo è la connettività aerea. Noi non possiamo perdere come regione del Mezzogiorno. È un problema che avrà anche Bari, eh. A Bari c'è anche un'indagine penale sulla gestione forzata dei sostegni ai voli low cost. Perché poi, in assenza della norma, se tu lo fai, ti incontri ciò che sta dopo la norma, che è l'ingresso nell'attività di lettura giudiziaria penale. Io ti chiedo di darti da fare e ti ringrazio per questo contributo importante che hai dato, e sappi che mi dimetterò sulla spalla come ho fatto per l'altra partita. Grazie. Adesso conclude Gianni Pittella e ha dato il libro, che è molto interessante, fuori potete prenderlo. Dunque, e anche diciamo questo il Mezzogiorno in Europa e viceversa, ma anche alla luce, chiedo, di quello che sta facendo anche il governo Renzi sull'Europa, insomma, diciamo questo braccio di ferro un po' con Juncker. Sì, tre grazie molto sentiti. Primo a Natalia, giornalista storica, firma storica dell'Unità, che è un giornale fondamentale per la democrazia italiana. E chi ama la democrazia italiana non può non abbonarsi all'Unità. Il mio appello è veramente forte. L'Unità può vivere, deve vivere anche grazie
a tantissimi cittadini militanti e militanti del PD che hanno a cuore il destino della democrazia italiana. Il secondo grazie va a questa terra meravigliosa che è l'Abruzzo, terra di cui sono profondamente innamorato, che mi ha sempre riservato grande solidarietà, grandi amicizie e grandi affetti. Ormai sono 17 anni che frequento, sono amici storici, sempre tanti e l'altro, adesso non faccio nome della squadra, perché sarebbero tanti da nominare. C'è una presenza plurale, diciamo. Attorno a questo tavolo ci sono eminenti personalità che voglio ringraziare, da Franco Marini, che è un amico oltre che essere una personalità eminente della politica italiana, ed è stato compagno di viaggio in Europa, è stato punto di riferimento, ed è per me punto di riferimento in Italia, è stato anche decisivo per la mia ricandidatura nell'ultima campagna elettorale e per il mio ruolo di responsabilità. Io ti ringrazio con molto affetto. Se oggi sono il leader del gruppo dei socialisti democratici, posso dirlo pubblicamente, anche per, oltre che per Matteo Renzi, ovviamente anche per Franco. E Luciano D'Alfonso, io non devo dirvi chi è Luciano D'Alfonso, io ho di Luciano D'Alfonso una stima che viene innanzitutto dalla sua intelligenza, che lo considero una persona di intelligenza straordinaria, che trasfonde nella politica e oggi nel governo, ha detto delle cose puntuali, cose che si stanno facendo, cioè non so chiacchiere, sono il frutto di una sua azione. E Luciano sa che su di me può contare al 1000 per 1000, lo ha già sperimentato, e anche su questa storia degli aeroporti minori io prenderò un'iniziativa forte nei confronti della commissaria competente, e Luciano mi deve fare una nota. Capito? Un piacere. Un abbraccio molto affettuosamente anche Marco Alessandrini, grande e ottimo sindaco di questa città, e ringrazio il professor Passarelli per la sua comunicazione, che è stata estremamente puntuale, soprattutto sulla parte della politica di coesione, che io ho seguito per molti anni, e quindi posso garantire che le cose che ha detto il professor San Passarelli sono veramente di grandissima qualità e di grandissima capacità di analisi, e sono anche molto utili dalla prospettiva della politica di coesione. Cipollini è l'anima del libro, tutti i progetti che ha ricordato Luciano sono stati elaborati da Claudio Cipollini, che è un grande esperto di pianificazione urbanistica, di ambiente, di sostenibilità ambientale, di organizzazione al territorio, è un intellettuale oltre che essere un esperto di tutte queste cose, e insieme a lui, insieme a Lepore, a Caputo e ad altri abbiamo fatto. Che cos'è questo libro? Ha detto Claudio con un po' di, diciamo, autostima collettiva, è un programma di lavoro, in effetti lo è. Ed è soprattutto un libro che sfugge all'antinomia che si è alimentata in questi decenni tra il partito che ha sostenuto che il Sud stava male per colpa di se stesso, Nicola Rossi, per dire poi il capo partito, e il partito che ha sostenuto che il Sud stava male esclusivamente per le cause nazionali. Anche qui posso mettere un capo partito, cioè Gianfranco Viesti. Noi non siamo, non vogliamo, noi con questo libro, detto, queste due interpretazioni estremistiche sono sbagliate, e non ci interessa alimentare una discussione generica. Noi abbiamo interesse a capire, primo,
perché il ritardo non è sta, il declino non è stato, il divario non è stato ridotto, e come dobbiamo fare? E io voglio toccare tre punti velocemente. Primo punto, sicuramente ci sono cause europee, che vengano una delle cose che abbiamo annunciato. L'Europa non ha aiutato, soprattutto negli ultimi anni le politiche economiche europee non hanno aiutato. Mi riferisco alle politiche di austerità che sono state la cifra della Commissione Barroso, cifra che noi abbiamo contestato con veemenza, perché nonostante, diciamo, le prove dei fatti, Barroso e gli schieramenti di moderati di centrodestra hanno insistito nel difendere il paradigma dell'austerità, e abbiamo inaugurato questa legislatura dicendo a Juncker: caro Juncker, se tu vuoi avere i voti dei socialisti e dei democratici devi cambiare le politiche economiche. E abbiamo trovato un compromesso su cui torna Renzi, e cioè noi non ci rendiamo conto, non abbiamo la forza per cambiare il patto di stabilità, perché non siamo mica solo noi siamo il 25% del Parlamento europeo, la forza dei socialisti democratici del 25%. Dobbiamo fare i conti anche con gli altri. Il punto di equilibrio quindi non può essere il cambio del patto di stabilità, perché gli altri non ci sono. Il punto di equilibrio può essere invece è stato l'attuazione di tutta la flessibilità di cui il patto gode, che non era stata mai messa in pratica dalla Commissione Barroso, e che per la prima volta viene attuata dalla Commissione Juncker e dal commissario socialista Pierre Moscovici. Che è la flessibilità? Non è quella che conosce bene il mondo sindacale, diciamo. La flessibilità significa che i paesi che fanno le riforme, che riducono il deficit pubblico e che si impegnano a ridurre il debito pubblico possono scomputare dal calcolo del patto di stabilità le spese degli investimenti, le spese di cofinanziamento dei fondi strutturali, le spese per affrontare la crisi migratoria, le spese per la sicurezza. E dite niente? Questa è una cosa importantissima, che consente di dire: noi continuiamo nell'opera di risanamento dei conti pubblici, ma non perché ce lo chiede l'Europa, perché ce lo chiedono i nostri figli e i nostri nipoti, ma nello stesso tempo non asfissiamo la società, non facciamo morire il ceto medio, non emarginiamo e penalizziamo le fasce più deboli, perché l'austerità sta trucidando il tessuto sociale europeo e sta dando fiato alle forze più xenofobe, più fasciste, più naziste. Avete capito o no che Le Pen si alimenta dell'austerità, che qui in Italia Salvini e per certi versi Grillo sono innaffiati dalle condizioni sociali, che per fortuna migliorano oggi grazie al governo Renzi, ma la stessa cosa si può dire in Olanda, in Danimarca, anche nella Germania cresce il fronte della destra, che arriva a percentuali mai viste in Germania, sfiora il 14-15%, e l'austerità ha danneggiato il mezzogiorno. Secondo punto, il Mediterraneo. Il mezzogiorno purtroppo è stato penalizzato da una situazione del Mediterraneo disastrosa. Anche qui ci sono responsabilità europee, perché noi prima abbiamo fatto finta che quelli lì erano i grandi uomini di democrazia, i Gheddafi, eccetera. Poi è arrivata la primavera araba, o le primavere arabe, abbiamo fatto finta che era una cosa così,
andava bene, ce ne andavano quelli là, non abbiamo capito nulla, non abbiamo capito che quelle primavere arabe dovevano essere accompagnate politicamente dalla regione, per non trasformarsi in un regalo al fanatismo, alla parte più estrema dell'islamismo, il salafetismo. Esatto, la parte salafita dell'Islam, col risultato che oggi il Mediterraneo è la Siria, che è un centro di tripartizione, Assad, gli anti-Assad e l'ISIS, la Libia, in cui ci sono tribù che si contendono il potere, e non riusciamo a portare avanti un processo di unificazione di un governo che per noi sarebbe essenziale anche per un eventuale intervento militare, se non c'è un governo che te lo chiede e se non c'è il cappello dell'ONU non lo puoi fare. Abbiamo l'unico paese dove si può dire che c'è stata una affermazione democratica, è la Tunisia. E sicuramente il Mezzogiorno non poteva beneficiare di una situazione di questo genere, la stessa cosa nei Balcani. Nei Balcani c'è un processo, abbiamo amici e compagni molto esperti in questo campo, c'è un processo molto contraddittorio. Io sono partito con una missione in due tappe nei Balcani e conosco bene la situazione, ma certamente ci sono molte contraddizioni. La Bosnia è una situazione di particolare gravità e pericolosità. In Macedonia ci sono problemi, tra Kosovo e Serbia c'è una non risolta conflittualità. Voglio dire, la geopolitica, che a volte funziona in bene, questa volta funziona in male, per cui noi, se vogliamo il bene del Mezzogiorno, dobbiamo anche fare una geopolitica che consenta di risolvere questi nodi. In Siria va fatta una coalizione larga, larghissima, di tutti coloro i quali sono contro l'ISIS, franco. Non possiamo pensare che oggi poi riusciamo a combattere contemporaneamente Assad e l'ISIS. Noi oggi abbiamo una priorità assoluta, la sconfitta dell'ISIS, e dobbiamo negoziare una fuoriuscita, diciamo, pacifica e concordata di Assad. Dobbiamo risolvere il problema dei rifugiati. Io lancio un appello anche da qui, da Pescara, perché il vertice con la Turchia di lunedì sia risolutivo. Abbiamo messo sul piatto 3 miliardi da dare non al governo turco, ma da spendere ad opera di organizzazioni non governative in Turchia per progetti che riguardano la vita, l'assistenza, l'accoglienza dei rifugiati. Ma le autorità turche devono fare la loro parte, sorvegliando la frontiera esterna e tenendo i rifugiati dentro la Turchia. Oggi cosa accade? Accade che i turchi fanno uscire i rifugiati, questi vanno verso la Grecia, i greci giustamente li accolgono e la Grecia si sta trasformando in una gabbia con una porta aperta senza poi una porta di uscita, perché alla frontiera tra Macedonia e Grecia si accumulano 10.000 profughi. Non è possibile che nell'Europa, che è nata per la pace e per la solidarietà, oggi si assista ad una tale forma di egoismo da parte di alcuni stati che non consentono di fare un'operazione di una semplicità unica, e cioè l'accoglienza, la identificazione e la ricollocazione su 28 paesi. Dio mio, cosa rende impossibile accogliere persone che fuggono dalla guerra, che non vengono a fare il turismo da noi, ma che fuggono da quel pericolo che combatte
noi, l'ISIS, loro fuggono dall'ISIS. Cosa impedisce a noi, democratici, europei, solidali, di accogliere queste persone, di identificarli, e se sono profughi, di trasferirli in 28 paesi? 28, siamo 500 milioni di cittadini, perdonatemi il calore, ma io non mi riconosco in governanti che hanno dimenticato il principio della solidarietà, e se sono socialisti non me ne frega niente. Chiedo la sospensione e la rimozione dal Partito Socialista Europeo, perché non è il socialismo una cosa, così come il cattolicesimo, che ti mette un distintivo. Queste grandi correnti ideali significano principi e valori e non distintivi. Infine, è chiaro che il Mezzogiorno deve fare la sua parte. Quindi ci sono condizioni di contesto, l'Europa, il Mediterraneo, il Balcano, ma poi il Mezzogiorno deve fare la sua parte. E io penso che noi abbiamo offerto delle idee progettuali interessanti, ma non è che sono le uniche. Luciano ha avuto l'amabilità di ricordare quello, il progetto sulle zone economiche speciali, che a me sta molto a cuore. C'è quello sulla cultura, sulle infrastrutture, sulla gestione del patrimonio confiscato alle mafie, l'energia. La mia proposta a Luciano, che so essere uno dei presidenti di regione più efficaci e pragmatici, facciamo una discussione su questo libro della conferenza dei presidenti della regione. Poi se ci vogliono sapere, no, ci stanno, non è un problema, non mi appello alla forma. Perché questo veramente è uno strumento di lavoro. Ti chiedo, organizza presso la presidenza della conferenza, presso la conferenza del Presidente delle Regioni, un incontro a cui facciamo partecipare anche Claudio De Vincenti, perché questi 11 progetti siano discussi dai Presidenti delle Regioni. Perché il secondo passaggio dopo la discussione è: vogliamo utilizzare bene, professore, i fondi europei che ci sono arrivati per la nuova fase di programmazione? Allora per una parte spendiamoli insieme come regione, che facciamo una scelta, che puntiamo su alcune priorità insieme. Un investimento grosso sulla cultura si può fare insieme, un investimento grosso sulle infrastrutture, recuperando anche le carenze, si può fare insieme, così come la ricerca, la banda larga, tutte cose che devono avere, secondo me, il Mezzogiorno unito. Una delle cause per cui i fondi sono stati spesi male è che ogni regione ha programmato per sé, trascurando il dato d'insieme, come se su cultura o su infrastrutture, su ambiente o su banda larga, uno possa dire: ma io sono in Basilicata, che me ne frega di quello che succede in Calabria o in Campania o in Puglia? È una stronzata, scusatemi il termine. E se non fanno così, io sono pronto a dirlo pubblicamente che sbagliano. E vedete, dico un'altra cosa: oggi tutti i governatori del Sud sono del PD, non ci sono più alibi. O si fa così, oppure significa che anche noi siamo responsabili. Concludo. Renzi ci ha messo sul piatto il master plan, e noi consideriamo il nostro libro anche come un contributo al master plan. E credo che Renzi, come hanno ricordato sia Franco che Luciano, abbia davvero innescato un'opera riformatrice in questo paese, che questo paese non conosceva da decenni. Adesso non devo rifare gli esempi che sono sotto gli occhi di tutti e che sono stati ricordati, però insomma è chiaro che se c'è una personalità che oggi crea
produce, innova, riforma questa personalità è Matteo Renzi. Guardate, noi dobbiamo liberarci da alcune sindromi, la sindrome dello sconfittismo, la sindrome del peggiorismo e anche la tristezza che a volte per molti lustri ha accompagnato la sinistra italiana, che prima di combattere per andare prima di aver perso. Quello sono i peggio. Dio mio, noi siamo la sinistra, il centro-sinistra che non solo vuole vincere ma vuole riformare e che non ha paura di ingaggiare una battaglia senza quartieri contro gli sfasciacarrozze. Noi siamo coloro che costruiscono, gli altri sono gli sfasciacarrozze e alla fine l'italiano capisce che tra chi vuole distruggere e creare macerie e chi vuole costruire bisogna sostenere chi vuole costruire. Noi ci giochiamo una partita decisiva. Vede, ho concluso. L'ultima pagina del libro l'ho scritta, e forse anche questo è il motivo per cui abbiamo intitolato, scusate, il Giglio, tu se l'hai letto un libro tu. È una cosa che ti do in tutte le altre presentazioni, perché sei un esempio più unico che raro. L'ho scritta l'ultima pagina del libro nella mia casa in campagna a Lauria, dove se vuoi venire tanto ti invito, di pomeriggio, e a un certo punto ho visto nella penombra che arrivava il mio nipotino. Io ho due nipotini, uno che ha 3 anni si chiama Egidio e uno che ha 1 anno e si chiama Leonardo Edoardo detto Mumu. Ma arrivava Egidio che era reduce dal sonno pomeridiano e io l'ho guardato e stavo concludendo il libro, ho detto noi non possiamo sbagliare più, se abbiamo sbagliato e non abbiamo sbagliato tanto noi ma altri, ma se anche abbiamo sbagliato noi non possiamo più sbagliare e noi dobbiamo vincere questo, perché alla fine dei conti se Luciano Alfonso ha fatto il sindaco di Pescara, adesso prima il presidente della provincia, il presidente della regione, Alessandrini fa il sindaco di Pescara, Franco Marino ha fatto il sindacalista, ha fatto il senatore, ha fatto il presidente del Senato, per me avrebbe dovuto fare il presidente della Repubblica, e il sottoscritto sta facendo il capogruppo del secondo gruppo parlamentare del Parlamento europeo. Alla fine dei conti, noi abbiamo l'obbligo di portare un risultato per cui i nostri nipoti dicano questi qui hanno prodotto risultati concreti di cambiamento, anche se ci sono dei ritardi, ecco vi dico scusate del ritardo, Pittella, Marini, D'Alfonso, Alessandrini e tutti gli altri eroi che fanno i sindaci nei piccoli comuni eccetera, questa classe dirigente che non è soltanto la classe politica ma anche la classe dei professori, degli imprenditori, dei sindacalisti, dei professionisti, hanno un obbligo morale, quello non solo di salvare oggi l'Europa e l'Italia, ma di creare un reale avanzamento per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie. Grazie a tutti. Agli ospiti e a voi che siete stati così carini e attenti, grazie a voi.